3, 2, 1, via. Oddio. Oddio, mi è morta lei. Oddio, regge. Ma che regge? E andiamo a fare la missione. Quale sarà? La sesta? Continuiamo a convertire vacanti in mangime per maiali. L'unica cosa positiva è che non c'erano i maiali. No, no, non ci saranno stati. Boh, non lo so. Dopo l'arrivo di Eugene, ma non c'era fine a questo complesso e ci stavamo chiedendo se avremmo visto di nuovo la luce del giorno. Capisco che è un piano collaudato, Eugene, ma non mi piace affatto che quel container sia in bilico. È vero. Secondo le nozioni elementari della fisica, se mantieni una velocità media di almeno 5,5 miglia orarie, hai quasi la certezza di sopravvivere. Anzi, direi 6. La sicurezza batte il rimorso quando si tratta di sviluppi reperibili. Ma dai. Vedo che stai perdendo il tuo ottimismo, ma se non dovessi farcela, puoi gettarlo di faccia nel prossimo gruppo di vacanti? Sarebbe un'idea. Oddio, questo è un container mobile con dei punti di costruzione sopra. Puoi costruire fissaggio appesantito per farlo muovere. Ah, un contrappeso. Le assi di legno sono 3 volte più pesanti dei pilastri di legno. Prova dei pezzi diversi e trova il momento giusto per far cadere il container. Ok. Allora, innanzitutto qua famo sempre il ponte autoportante. Allora, sempre così. C'ho la vaga idea che devo attaccarlo anche sotto. Chissà come mai questa vaga idea. E qui facendo ta. Ta. E qua però devo attaccarlo. Vediamo. Tata, proviamo così. C'è il ponte, il sottosopra sembra, quello là di Stranger Things. E no, qua non ho fatto ancora. Allora, per quanto riguarda il ponte, ci stiamo. Questo vabbè, famo così. Vediamo un po' se ci stiamo perché ne è detto. Ok, lei va, però i zombie non morono perché qua devo fare qualcosa di bellissimo. Io faccio una cosa così, va. Faccio così, vedrete come se muore. Moro, un'ansia. Faccio più pesante, che ha detto con le assi di legno, ancora più pesante. Fammelo appesantire di più, così va subito giù. Tutto asso di legno, vediamo che fa. Ok, siamo pronti per vincere anche quest'altra partita. 3, 2, 1, via. Oddio, oddio, mi è morta lei! Cioè, no. Ma così? No, aspettate, tocca rifarlo. Perché qua ha fatto così? Allora, cerchiamo magari da fargli un contrappeso così. Dai, stavolta è quella buona. Ma dai che ti è. Oh. Allora, aspettate, allora devo forse diminuire qua. Così? E dai, così è bello diminuire, se no non cade, no, non ce la fa. Dai. Oddio mio, oddio, salvati! Cancelliamo qua e vediamo che succede. Dai, salvate però. Sì, addio core, non si muove per niente. Allora, famo così. Ah, forse perché non c'era il coso. Vabbè, vediamo così. Sì, non si muove. È il coso, era il leone, ci metti Simba là. Ah. È la giostra che va, questa vita che... Vediamo così, va. Dai, cadi, e cadi, e cadi, e cadi, ma in faccia proprio, chi è? Morire bastardi. Abbiamo completato pure sta missione. Sta diventata difficilino, eh. Ci è mancato veramente poco, Eugenio, ma ci penserò su. Se lasciarti in vita o meno. Basta quei litigi, ragazzini, dobbiamo andare di qua. Ma davvero? Cosa hai trovato questa volta? Un'altra sala piena di vacanti, con dei container posizionati perfettamente per caderci addosso. È vero.
Ancora meglio, è un'uscita. Un'uscita. Andiamo all'uscita. Andiamo avanti con la missione. Ah, questa è l'uscita. Era bello poter respirare di nuovo aria fresca, ma questo è stato l'unico sviluppo positivo. Camminare era rischioso e ci aveva sfinito tremendamente, ma non avendo una macchina era la nostra unica opzione. Riesco a vedere un furgone in fondo alla collina, ci potrebbe essere davvero utile, ma come ci occupiamo di questi vaganti, eh? Però c'è il furgone là, è vero, eh? Per una volta possiamo mettere a punto un piano che non ci riduca in frantumi. Se facciamo il minimo errore, per favore. Euripide diceva. Chi è Euripide? Ah, beh, Euripide è il filosofo. La cosa migliore e più sicura è avere equilibrio nella vita. Quindi dovremmo costruire in tal modo. Credo che Eugene stia cercando di dire diamoci una mossa. Sì, in poche parole è quello. È un nuovo materiale da utilizzare, il cavo. È ottimo per delle connessioni leggere attraverso lunghe distanze. Stai attento, non può sostenere i punti di ancoraggio alla base. Ah, ok, un'altra cosa da tenere in conto. Non ci sono punti di costruzione sul lato destro del precipizio. Ah, è vero, non c'è. Per attaccare completamente il tuo ponte, cerca di completare il tuo ponte vicino alla sporgenza sul lato destro. Gli eroi possono arrampicarsi e scavalcare piccoli spazi vuoti, interessante. Allora, però. Mo c'è pure la corda. Allora, mettiamo in ipotetico che la corda io la attaccassi qui. Ah, vedi, la corda si allunga proprio. Ok. E il ponte lo faccio iniziare per forza da qui, per forza di cose. Vediamo, magari abbassandolo un po' una certa, perché sennò. Cioè, loro così, ok, cioè, oddio, mica tanto, ci camminano dentro, aspetta, famo più lungo. Diciamo così, loro dovrebbero saltare, però ovviamente così non saregge, perché. Olè! Vediamo che fine fanno, tanto per curiosità. L'hanno ammazzato uno, no, sono morti proprio tutti insieme. Allora. I punti d'ancoraggio li facciamo però non possiamo. Allora, mo non possiamo ancorarlo lì, però forse vale lo stesso principio dinamico di Euripide che dice che il ponte deve essere equilibrato. Perciò, tecnicamente, così stiamo già un passo avanti, però logicamente non si poteva attaccare. Qui. Allora, qua famo sta. No, vabbè, lasciamolo così. Allora, così stiamo bene. Però la corda gli va a mettere una qua, un'altra qua, vediamo che succede. Sai che ti dico, attacco pure qua. Vediamo un po' così, va. Ah no, però prima lo fa a strada qua. Però secondo me nel non regge, eh. Oddio, regge! Ma che regge! Mamma mia, che botta! Allora, aspetta, dov'è il problema qua? Dappertutto. Oh, attaccamo la corda tutto su sto coso, però dopo la tira. Non è un bel punto d'ancoraggio, eh. Vediamo un po' se regge. Non regge per niente, un po' regge. Allora, però, ci stanno altri 3 punti qua. Famo una bella cosa, famo ta, ta, sopra, sto proprio improvvisando, eh. Allora, ta, 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 e qua. Famo una sorta di cosa così. Però la corda a me mi sonviene che secondo me la devo attaccare qua. Però qua dopo fa pesante. Vediamo se c'ho ragione così. Oddio, a metà, perché dov'è che cala? Allora, però lì non è. Ah, perché qui non è attaccato. Però con X, se io porto così, con la corda. Dovrei riuscire, non ce la fa. La famo così intanto.
Ok, però questo porterei un po' più così. Così potrei attaccare. Vediamo se così funziona, va, innanzitutto. Oddio, regge, ma no. Perché non regge là? Allora, perché no? Ah, perché qua sempre, sì. Vediamo così invece. Non regge ancora qua. Allora, mettiamoci le cose al contrario qua. Dovrebbe reggere più. Forse. Vediamo solo qua se magari regge meglio. Mica tanto. Gli aggiungo tutto. Qua è dura. Qua è dura. Cavolo, perché? Eliminiamo sta sezione. Perché non si regge? Allora, facciamo così, mettiamo un'altra corda qua, che dovrebbe reggere, invece no. Mamma mia, che casino. Dov'è che cede? Mannaggia. Cioè, non regge il ponte? Dov'è che tira? Vabbè, ho capito qua, però vediamo se è così invece. No, così non regge mai. Ma mai nella vita. Allora. Però se facessi una congiunzione qua. Così, diciamolo. Vediamo se regge di più il ponte, ma che. Oddio, qua la parte reggeva, eh. Allora, famo così. La famo così e qua. E non regge, maledizione. Allora, famo una bella cosa. Qua ampliamo tutto il distretto di ste coso. Gli famo tanto peso qua. Ta, 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 ta. Ed è qua. Fammogli tanto peso qua, vediamo che può succedere. Dovrebbe areggerlo. E famo un'altra cosa così e così. E magari anche così. Non so perché, ma credo che vada tutto giù. Ah, Gesù. E qui che c'è? Tanto sentirete il cane? E qui che c'è? Allora, vediamo cosa fa così invece che le corde, ma non reggono le corde. Non può non regge mai le corde. Perché c'ha troppo peso. Allora, facciamo una cosa. Allora, per ragionarci bene tutto quanto, tocca capire qua come fa. Allora. Porca miseria. Allora, intanto così, mettiamo sulle corde, ah. Una corda, no. Una corda qua. Vediamo che succede. No, proprio. Ah, perché non l'ho. Ma perché non sarebbe? Ah, no, non l'avevo manco fissata. Ok, vediamo adesso. È un po' meglio, eh. Però, famo così. Però mi ha detto che loro possono saltare. Perciò non c'è bisogno da farli tutti proprio lineari. Perché se no peserebbe. Allora aspetta. Infatti questo famolo più leggero. Invece da farlo più leggero potremmo fare una cosa del genere. Che loro saltano, ma ci credo poco così, eh. No, infatti si rompe. Vediamo se mettiamo.
Così. Magari si regge. Non lo so, non lo so, regge per poco. Perché qua non c'è una struttura che può reggere. Mannaggia. Guardate, guardate. Che tecnicamente reggerebbe pure, però è lì che si rompe qua. Allora aspetta, perché ah, la corda può essere che la corda mi servo qua, ma non ci credo. Vediamo tutte corde qua, magari. Magari famo tipo un elastico. Oddio, però sì, eh. Peccato che la se... Vediamo qual è che si rompe. Questa. Perciò mettiamoci la corda invece della cosa, vediamo. Vediamo. Quasi, quasi. Mettiamogli tutte corde invece di questi, sti impalcature. Non credo che regga, eh. Guarda, guarda, oh, boom. Allora, è qua. Mamma mia, no, dai, da così. Vediamo così. Dai. Cioè, ma vuoi dire che mo non ce la fanno qua? Vediamo. Oddio, però là. Vediamo più basso, magari regge meglio. Vediamo. No. Non lo so come se deve fare. Mannaggia la miseria. Allora, rifiamo tutto da capo, perché qua tocca capire la situazione. Allora. Io arrivo con questi che devono partire da qua. Andiamo verso su. Magari a un certo punto qui gli famo una cosa così. Tutta autoportante. Vediamo se succede il miracolo. Magari sì, che ne sai? Però un po' più così. Un po' più così. No. Che lo devo fare a misura dei ponte. Vediamo se ci arrivo. No, per poco. Vediamo. Ok. Questo è un po' più così. Tecnicamente sto ponte può funzionare. Forse. Questo vabbè va attaccato qua, però qua no, un po' funziona per niente così. Vediamo intanto però che fine farebbe. La fine è molto brutta. Però non reggerebbe per niente. Allora proviamo a fare invece il ponte così. Età. Però invece di questo qua famo che la corda che regge sopra qua, che la corda che regge sopra qua,
Una specie di ponte. Ponte potente, ponte in pietra per Perugia. Allora. Le assi, famole tutte arte così. La corda la mettiamo una qua. Una qua. E un'altra qua. Vediamo se si regge. Oddio, però. Sbagliata non mette qui. Tanto là mi casca. Mannaggia. Allora, qua inventiamo se da fa la corda. Mamma mia, che casino che è. Come faccio? Come faccio? A me nella vita si possono salvare questi. Ha fatto male sta cosa. Allora qui provo solo con la corda. Ma non regge perché dopo mi casca con il maledetto macigno. Cioè, in teoria dovrebbe reggere, ma in pratica no. Non regge per niente, che poi se lo porta via. Proviamo a fare qua un supporto. Non sarebbe. Cioè, si rompe proprio. Oh, è pure rinforzato, eh. Ma qua si spascia proprio. Allora, aspetta, famo così. Che è questa, forse gli dà fastidio di corda? No. Oh nonnuccia. Perché ci starebbe pure come discorso, è solo che non. Ma rompe. Vedemo. No, peggio di prima. Devo mettere tanto peso di qua di dietro, però non me lo fa fare come voglio io. E allora famolo così. Dai, mannaggia! A Pippo! A Pippo! E mettiamogli un'altra corda qua per aiutare qua. Vediamo. Dai! Oddio, ce l'avevo fatta quasi! Allora è qua che io devo fare. Mo è qui che devo fare. Tutti sti fili qua che reggono quello, reggono quell'altro. Vai. Sì, addio. Oddio, oddio, zitti che c'ha stava a fare. Allora, questi vanno. Però poi, vabbè, gli crolla perché crolla quello. Perciò famogli le cose, zitti. Così. Famogli il peso qua di dietro. Dai, dai, mannaggia, mannaggia, troppo lenti. Troppo lenti. Lenti. E qua non deve fare sto discorso.
Se riesco a farlo reggere per meno un altro secondo, forse pure di più di un secondo, però insomma, mamma mia, che macello. Allora, proviamo a fare qua, cancella proprio, però lui poi fa mannaggia. Vediamo così. Dai, mannaggia la miseria, qua si rompe. Proviamo ad attaccarlo qua invece. Dai, porca miseria. Perché qua è troppo. Non ce la fanno. Allora proviamo a rinforzare invece. Bene, è cascato tutto. Però invece di qua fa una corda. È uguale. È uguale, sì. No, è pure peggio. Allora qua. Però secondo me è sbagliato proprio qui. Il discorso è proprio completamente sbagliato qua. E secondo me va fatto così. Ta. Ta. E ta. E questi ta e ta. Qua un bel quadrato. Pesante qua, vediamo. Peggio di prima. Mannaggia. Allora, dopo tanto tempo che sono stato a provare perché non ci riuscivo, mi pare questa configurazione migliore che ho trovato. Mo' va, faccio vedere. Allora. Così mi salvo, però non ammazzo gli zombie. Guardate, eh. Allora. Mamma mia, guardate che ho costruito qua. Questi si salvano. E ok, vanno ad entrare la macchina. Tiè, mica tanto si salvano, oddio. Allora. Però io voglio ammazzare i zombie pure. Proviamo a levare questi e vediamo che succede. Pandemonio, guarda, eh. No, ancora no. Levandone un altro. No. Questo. Staccede. No. Quest'altro. No. Leviamo piano piano tutta la roba qua. E prima o poi cede quel coso, eh. Facciamo così. Eccolo. Però panciarivola. Ma io voglio ammazzare i zombie, però. Mannaggia la miseria. Allora, mettiamolo qua e vediamo che succede. Aspetta, così. Così non mi cade. Cioè, fa solo. Vediamo così invece. Già fa più resistenza. Ok, quindi si salvano e sono contento così, però. Voleva una bella cosa qua. Mannaggia, oh. Ma guardate poi quant'era semplice anche facendolo così, eh. Cioè senza che faccio tutto quel casino. Eccolo, sta a cascare. Zitti che sta a cascare. Mi pare che casca. Però è troppo poco in fretta. Vediamo facendo così. Teoricamente gli dà la botta. No. Si inclina, però loro arrivano giù e mi finisce il livello. No, no. Io devo fare in modo che quello mi casca.
Vediamo come farlo. Leviamo un tronchetto qua, vediamo che succede. Eccolo. Però è troppo. Ah, troppo veloce. Ok, allora sto tronchetto rimettiamo. E levamone. Che ne volevo? Ah, questo piccolino, vediamo. È troppo veloce. Oh, quello piccolino non stava qua. Potrei fare però che la corda che appena. Vediamo. Dai, dai, dai. Ma mica si spe. No, uno muore. Mannaggia. Vediamo. Quella casca, eh. E saltate. Mannaggia, però non è possibile. Cioè, non è possibile se non si salvano. Ok, si sono salvati e questi sono morti. Dai, eh. Boom! Fatto! Ve lo faccio rivedere anche. Vediamo come mi vedo là. No, lo faccio vedere proprio bene. Ok, così. E via lo spettacolo. Eccolo qui. Che loro avanzano. I zombie dicono meno male se siamo salvati. Col cavolo, l'ha inciampato. L'ha inciampato e sono morti i zombie. Sei completato. E andiamo. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, campanellina, il mio arancione vi saluta e vi aspetto al prossimo video, gameplay o altri tipi di video, ma credo che sarà un video su questo, sulla seconda campagna, chiamiamola così, di questo gioco che è costruttore di ponti, signori. Oh yes!